Come alzare il colesterolo cosiddetto buono? Premesso che per me, concettualmente, non esiste questo termine colesterolo buono e colesterolo cattivo, è assolutamente una distorsione mediatica che dovrebbe essere, in quanto meno, debellata, tolta da qualsiasi linguaggio comune, perché si crea una falsa credenza che ci sia una parte buona e una parte cattiva di colesterolo nel nostro organismo. Questo è un errore madornale che crea panico e alterazioni psicologiche davvero gravi. Questo perché induce un'ansia da colesterolo che non ha alcun motivo. Nel nostro organismo ci sono cose, metaboliti, nutrienti, micrometaboliti, diciamo così, in eccesso o in difetto. Non esiste la glicemia cattiva e la glicemia buona. Non esiste la amilasi cattiva o la amilasi buona. Non esiste il colesterolo cattivo e il colesterolo buono. Non esistono. Esiste il colesterolo in eccesso o il colesterolo in difetto. Il colesterolo cosiddetto buono, ahimè, che vorrei da sempre togliere questo termine, è quel colesterolo che ha un ruolo inverso del trasporto del colesterolo, cioè è quell'insieme di lipoproteine che hanno la capacità di prelevare del colesterolo in eccesso dalle cellule e trasportarlo al fegato. Il nostro organismo è eccezionale per questo. Si chiamano HDL, che sta acronimo per High Density Lipoprotein, che normalmente deve avere un valore di un range che è diverso leggermente negli uomini e nelle donne, ma deve avere questo valore. Quando questo HDL, questo colesterolo a trasporto inverso, è minore del normale, esiste qualcosa che non funziona, non va. Insomma, il rilascio del colesterolo da parte delle cellule o comunque il trasporto è alterato. Quindi, prima di tutto, bisogna verificare la causa, e una delle principali cause è la scarsa attività motoria. Pensate un po' voi. Ci sono poi altre cause, chiaramente, però in generale questa è la causa più frequente. Quindi mi è stato chiesto: come posso aumentare l'HDL se è basso? Sicuramente iniziando a fare più attività fisica, una delle tante cose da fare. Secondo, la domanda sempre mi viene fatta: ma qualora io faccio attività fisica e non riesco a capire perché il mio HDL è basso lo stesso, premesso che non ci sia una condizione genetica, esistono degli integratori che possono aiutarmi ad aumentare questo colesterolo HDL? Ebbene sì, esistono degli integratori che possono aumentare il colesterolo HDL. Gli acidi grassi omega 3 possono aumentare i livelli di HDL. Studi infatti hanno dimostrato che queste molecole assunte quotidianamente possono aumentare il valore delle HDL. La niacina, la vitamina B3, la niacina è nota per aumentare tipicamente e significativamente i livelli di HDL, tuttavia appunto deve essere sempre assunta sotto controllo medico. Tutto quello che dico ha un valore generico. Le fibre solubili, integratori di fibra solubile come il psyllium, possono aiutare a migliorare i livelli di colesterolo nel sangue, incluso l'aumento delle HDL. Gli steroli vegetali possono aiutare a ridurre il colesterolo totale LDL e avere un effetto benefico sul colesterolo HDL. Il tè verde, anche questo, gli antiossidanti contenuti nel tè verde, in particolare la catechina, possono migliorare il profilo lipidico e mantenere alti livelli di HDL. Quindi colesterolo HDL basso si può migliorare senz'altro, come attraverso l'attività fisica, l'incremento dell'attività fisica, ma qualora questa fosse già praticata, ci sono alcuni integratori che ho appena citato che hanno dimostrato un beneficio e una possibilità naturale per elevare questo, diciamo, colesterolo benefico.